Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti ad andare a finire le classiche primaverili. Tocca alla Parigi-Roubaix e poi alla Liegi-Vincennes-Liegi per appunto finire. Ragazzi, Parigi-Roubaix dove abbiamo Powles e Sheffield in picco di forma. Attenzione perché Sheffield, se non erro, ora lo andiamo a vedere, modificando la mia squadra. Sheffield, se non erro, ha Pavé 74, mentre Powles ne ha 71. Quindi attenzione che potremmo anche farla con Sheffield, anche se però ha resistenza e vigore molto, molto più basse di Powles. Però attenzione. Allora, intanto togliamo subito Kuss e mettiamo Jorgensen, che non è male a Pavé. Il restante della squadra dovrebbe essere abbastanza a posto. Vediamo un attimo se c'è qualcuno di migliore di McNulty. Ci sarebbe Amador. Ah no, c'è Boaven con 74. Mettiamo dentro lui. Ragazzi, dai, andiamo. Ripeto, non so chi sarà il capitano. Può essere Sheffield, come può essere Powles. Andiamo ad iniziare questa Roubaix. Credo sempre che la prenderemo la corsa verso i meno 50, 40-50 km, ecco. Ragazzi, riprendiamo ora 40 km dall'arrivo perché c'è una situazione abbastanza critica con Van der Poel che ha attaccato ed è davanti a 26 secondi di vantaggio sul nostro gruppo. Io sono con Sheffield, anche se Powles non è messo male, tutti e due stanno abbastanza bene. Per ora mi tengo su Sheffield perché comunque, boh, non lo so, mi dà forse più fiducia, non lo so. Vedo però anche bene Powles, quindi sarà un po' difficile capire chi è il nostro capitano. Al momento tengo Sheffield, perché comunque nel pavé dovrebbe fare meno fatica. L'ho già visto nei pavé precedenti, fa meno fatica di Powles, quindi vediamo. Powles dalla sua invece ha il vigore molto alto e quindi lo porta ad avere più gel rispetto a Sheffield. Vediamo. Comunque questa Roubaix credo che sia la classica dove abbiamo meno speranze, ecco, mettiamola così, rispetto alle altre. Vediamo se uno dei due ci stupirà, eccolo lì, Powles, il campione del mondo, anche se adesso sta vestendo la maglia di primo della classifica Sihanouk World Tour. Allora, vediamo ragazzi, ci stiamo avvicinando ai settori di pavé, quelli più critici, quelli posti nel finale, quindi attenzione. Partono già altri attacchi. Devo capire. Powles sembrerebbe essere messo meglio al momento. Di poco, ma sembrerebbe essere messo meglio. Potrei anche prendere Powles, ragazzi. Potrei prendere Powles. Lo vedo messo meglio di Sheffield. Attenzione a Van Aert. Attenzione a Van Aert. Col terzetto non deve allungare. Ma Van der Poel dov'è? Van der Poel è qua con noi, ok. Van der Poel è qua con noi. Sì, prendo Powles, ragazzi, sta troppo meglio. Prendiamo Powles al momento. È quello che sta meglio, nonostante non sia molto abile nel pavé, perlomeno non quanto Sheffield. Vediamo, ragazzi, per ora nessuno vuole ancora provare un'accelerata. Credo che ci sia sempre la Jumbo-Visma, sì, penso proprio con Van Aert a tirare. Ragazzi, lì davanti gruppettino di 6. Occhio, occhio a non sottovalutarvi come era successo al Fiandre. Anche se al Fiandre non avevamo tutte queste grandi energie. E sembrerebbe anche qua, perché non mi piace troppo le energie che ha Powles. Attenzione che parte Van der Poel. Parte Van der Poel, ragazzi. Parte Van der Poel. Bravo Sheffield che fa la sua corsa a questo punto. Tentiamo la doppia corsa, sperando che uno dei due mi faccia il miracolo. Attenzione, attenzione che allungano, allungano di ritmo. Van der Poel è rientrato con facilità impressionante sul gruppettino dei migliori, cioè sul gruppettino dei primi, perdonatemi, quello che potevamo chiamare anche il gruppettino di fuga. Ragazzi, io non vedo troppo bene la nostra squadra. Vi dico la verità, stanno correndo in una maniera diversa rispetto a quella della passata stagione, non so se ve lo ricordate, la Roubaix dove con Jorgensen siamo arrivati tipo a podio, non mi ricordo, forse abbiamo vinta, no? No, vinta no, però mi pare a podio, una cosa di incredibile Jorgensen fece. Stavolta invece la stanno correndo a tutta. Van Aert comunque si sta esaurendo per chiudere qualsiasi attacco, incredibile Van Aert. Allora, Sheffield gli abbiamo già dato il gel, mi sa che a breve glielo diamo anche a Powles, anzi glielo do già adesso a Powles.
Sperando che nessuno attacchi. Ok. Ultimo settore difficile, questo dovrebbe essere coefficiente di 4 stelline. Attenzione Van Aert ancora. Ragazzi, Van Aert sta lavorando per se stesso, praticamente è il gregario di se stesso. Attenzione però, si pianta Van Aert, forse non ne ha più. Attenzione perché ora quel gruppo là davanti rischia di andarsene. Ora è Kung. Van Aert si è totalmente piantato. Qua siamo pure bloccati dal traffico. Ah, ragazzi, 35 secondi. Qua la vedo difficilissima. Qua la vedo difficilissima. Siamo sempre in balia degli altri. Perché io non ho energie per fare nulla. Ah, attenzione. Attenzione. Ci prova Trentin a sfuggire dal gruppo. 43 secondi, ragazzi. La vince Van der Poel insieme al compagno di fuga. Dovevo forse seguire? Non lo so, perché comunque guardate le mie energie, non credo fossero sufficienti a seguire Van der Poel. A questo punto spererei che questo gruppettino riesca almeno a prendere il gruppo di Pedersen e ci giochiamo un bel piazzamento. Tanto guardate, ragazzi, guardate le mie energie. Vabbè, forse è il momento sbagliato per vedere le mie energie perché sta traballando tutto, no? Però, cioè, ora sta anche meglio Sheffield. Come vi dicevo, accusa meno il pavé rispetto a Powles, quindi questo contratto difficile ha messo un po' in difficoltà Powles, invece Sheffield sta abbastanza bene. Ragazzi, piccola cosa, chi è il più veloce tra Sheffield e Powles per capire? Powles a eccezione 73 sono lì, sono praticamente piantati tutti e due rispetto a questi. Raga, vediamo, vado a prendere un attimo Sheffield. Tentiamo di giocarci un piazzamento. Mi piacerebbe arrivare a podio, però si è già capito che quelli davanti non li prendiamo. Perché la classifica si è un attimo buggata. Attenzione, c'è l'attacco di Van Barle. C'è l'attacco di Van Barle. Ragazzi, non ne abbiamo. Ragazzi, non ne abbiamo. Non ne abbiamo, ragazzi, non ne abbiamo. Vabbè, lo sapevamo, lo sapevamo. Lo sapevamo che questa era la classica dove dovevamo soffrire di più. Ci sta. Proviamo a sfruttare un pochettino Poles se riesce a portarci avanti. Ma ne dubito, anche lui è totalmente senza energie, anzi, sta pure crollando. Ragazzi, purtroppo è andata. Purtroppo è andata. Provo a tenermi un po' di energie, magari con la volata riesco a riportarmi sotto quelli là. Kung ci lascia, ragazzi, Kung ci lascia. A questo punto andiamo a 70 anche noi, lasciamo Powles un attimo a se stesso. Entriamo nel velodromo, prendiamo un attimo Sheffield. Vediamo, raga. Vince Mats Pedersen. La vince Mats Pedersen. Noi credo che arriveremo dodicesimi solo. Siamo così indietro. Pensavo di essere almeno in top 10. Vabbè, ragazzi, ci sta. Ci sta. Posso solo dire ci sta. 800 metri. Vediamo se in qualche modo riprendiamo Kung. Ma non penso. Proviamoci perlomeno. 300 metri. No, non lo riprendiamo. Ragazzi, chiudiamo in dodicesima posizione. E credo quattordicesima. È stato superato, mi sa. Poles, raga, va bene. Quindi chiudiamo dodicesimi e tredicesimi. Non si è fatto superare Poles, è arrivato dietro di noi. Va bene, ragazzi. Cioè, lo sapevamo. Questa era la classica che ci poteva mettere più in difficoltà. Perdiamo un po' di punti da su dal Quick Step e ce ne guadagna Jumbo Visma. Attenzione qua, però, sti cavoli. Siamo sempre però primi nella classifica Pro Cycling individuale. Andiamo alla Liegi, ragazzi. Proviamo lì. Proviamo la Liegi. Qua in teoria si ritorna dove i nostri sono forti. Mettiamo anche la gente più forte, tipo Gaviria, lo leviamo. Andrei a mettere Woods. Dai, va bene così. Gli altri dovrebbero essere in leggero picco di forma. In teoria il capitano è Powles, anche senza in teoria. E andiamo agli ultimi chilometri e proviamo a far bene in questa Liegi. E ragazzi, ci siamo. Côte de la Redoute, 37 km all'arrivo. E inizia qua la nostra Liegi praticamente. Attenzione che c'è stato l'attacco di Van der Poel. Stanno andando tutti molto piano. Attenzione, Venepoel. È Venepoel. L'ho detto e subito parte Venepoel. Tentiamo anche di tenere buoni Sheffield e Kuss. Vediamo se riescono a seguire.
Noi andiamo dietro a Remco a questo punto. Dobbiamo già muoverci con Powles. Sarà tosta anche la 10 vincerla, perché sappiamo che di solito viene sempre decisa da una volata di un gruppetto all'arrivo. Se in quel gruppetto c'è un Van Aert, un Van der Poel, viene molto molto difficile, ma anche se c'è un Pogacar comunque verrebbe molto difficile regolarli. Allora, intanto bene il nostro Powles che si riesce a mettere qua in questo gruppettino di Evenepoel, Simon Yates, Van Aert, Trentin e Lutsenko, un gruppettino di 6, sei molto buoni. Dietro si muove anche Sheffield, bene, insieme a Jorgensen, un pochettino sorpreso insieme a Jorgensen. Sheffield continua a seguirmi gli attacchi, Jorgensen si prende il gel. Ragazzi, vediamo. Non so se collaborare, sinceramente non so se collaborare. Potrei anche, ma tentiamo di fare i furbetti della situazione. Ora c'è anche un gruppetto numeroso, mi sa che il gruppo dietro si riporterà su di noi assolutamente. Attenzione qua, attenzione, parte Trentin. Avevo visto che stava per succedere qualcosa, parte Trentin e si porta dietro tutto il gruppone. Vediamo, noi rimaniamo qua con Van Aert, Evenepoel e compagnia bella, c'è anche Van der Poel, c'è Simon, ci sono tutti i migliori. Sempre a non collaborare, Sheffield prova anche lui a mettersi in questo gruppettino e ce la fa, e allora si collabora. E allora si collabora, ragazzi, deve collaborare Sheffield, come se fossimo in fuga, insomma. Qua dietro, vabbè, Kuss si può dare una calmata. Ok, ragazzi, vediamo, Sheffield deve andare a collaborare. Ripresi, ripresi. Niente, niente, niente. Basta collaborare. Sheffield è sempre a seguire, anche Kuss è meglio. Vediamo, ragazzi. C'è l'attacco di Thijs Benoot, o perlomeno c'è il ritmo. È ritmo quello di Thijs Benoot, in favore credo di Van Aert, ma anche di Roglic e Vingegaard. Riprendiamo ora, che sta per iniziare un altro strappettino, un altro muretto di questa Liegi. La prima l'ho chiamata Fiandre? No, vero? Questo dubbio di averla chiamata per un attimo Fiandre. Però vabbè, siamo nella Liegi. 24 km, vediamo, sempre non collaborare. Dobbiamo capire se qua qualcuno vuole già provare l'attacco. Per ora sembrerebbe di no. C'è Tish Benotte che sta facendo un ritmo molto molto elevato. Credo sempre in favore di Van Aert o Roglic o Vingegaard, non lo so. Però sta facendo un bel ritmino. Ok, direi che anche questa cotta è andata. Possiamo andare verso la prossima. Allora andiamo. Siamo quasi, discesa. E poi si rinizia. Sheffield a seguire gli attacchi insieme a Kuss. Noi vediamo. Tutti piantati, ragazzi, tutti piantati. Ora c'è un uomo IF, Kornilsen, che tenta l'attacco, perché quello è un attacco, ragazzi. Attenzione. Powles sembrerebbe stare abbastanza bene. Ancora un po' di energie da dover spendere, quindi molto bene. E attenzione, ragazzi, perché sta per iniziare l'ultimo murettino. Lo conosciamo molto bene. Non so, Powles si porta nelle primissime posizioni. Scusate, ragazzi. Parte Madouaz. Parte Valentin Madouaz. Tra l'altro Madouaz, da non perdere, spero domani di riuscire a mettere l'episodio proprio della Roubaix, della Liegi, dell'Amstel e della Freccia Vallone con la nostra Mitchelton, da non perdere Madouaz, che dovrà fare delle belle prestazioni, siccome la sua stagione è tutta impostata nelle classiche. Comunque, ora concentriamoci qua con Powles, che addirittura sta tirando, si è messo a tirare, in modo che così sia abbastanza in controllo della situazione. Quando è che ci sarà il primo attacco? Per ora ancora niente. Mi fa molto strano che non ci sia ancora un attacco, ma c'è solo il nostro Powles davanti a lavorare. Eccolo il primo attacco, eccolo. Lo porta Van Aert con Simon Yates dietro. E va il nostro Powles a inseguire questi due. Vediamo, 11 secondi. Guadagnati, poca roba.
Van Aert e Simon insieme a Powles. Vediamo ragazzi, ancora Van Aert a tirare. Van Aert che ci prova, vuole il cambio, ma noi non glielo diamo. Glielo neghiamo il cambio. Attenzione, parte Van der Poel? No. Avevo visto in rampa di lancio, invece nulla da fare, invece parte. Parte Van der Poel, vediamo la situazione dietro, parte anche Pidcock. Ok, seguiamo Simon ragazzi. Ok. Simon che ci riporta in una situazione sotto controllo. A questo punto attenzione a Powles che si mette a tirare un pochettino per far 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 vabbè, non so parlare, far far fatica ai rivali. Ok, calmiamoci. Prendiamo il gel blu, anche se non ne abbiamo bisogno, però prendiamolo. Parte Venepoel, vediamo la situazione. Pogacar a seguire. Craig Andersen che si mette a disposizione ovviamente di Van der Poel. Van Aert, attenzione. Per ora non mi preoccupo troppo, però mi servirebbe che Sheffield a questo punto venga a proteggermi. Ho bisogno di Sheffield, che però è in fondo al gruppo, non so se arriverà. Non so se riuscirà ad arrivare. Però avrei bisogno di Sheffield. 8 secondi, 9. Attenzione, Venepoel. Attenzione, bravo Sheffield che arriva a darci una piccola mano. Provo a ripristinare un pochettino il gel rosso per perdere il meno possibile di barretta. Bravo Sheffield, comunque. Riesce in qualche modo. Sì, se magari non mi butta fuori strada sarebbe meglio. Però bravo Sheffield, levati. Sa che ho detto troppo presto, bravo. Allora, vediamo. Van Aert, occhio, occhio Van Aert. Van Aert ci prova. Prova ad anticipare. E ad andare dietro a Van der Poel. Attenzione, i due forse favoriti. Con Simon a ruota che prova a seguirli. Anzi, ora mi sa che vuole provare anche un attacco. Proverei io l'attacco. Provo io l'allungo, ragazzi. Ho abbastanza gel rosso da poterci provare. Quindi perché no? Però deve essere un allungo timido. Questo è un allungo timido da parte di Powles. Però ora può riprovare. No, no, ci hanno già ripresi. Nulla da fare. Proviamo a ripristinare un pochettino il gel. Parte Van der Poel. Parte Van der Poel. Bene però il nostro Powles. Che si mette a ruota. Proverei ora un piccolo allungo. Se si riesce. Prova l'allungo Powles. Un bel attacco deciso. Arriva un bell'attacco deciso da parte di Powles, che prova a guadagnare un pochettino. Guadagna pochissimo, pochissimo. Si riportano già sotto, ragazzi, incredibile. Non ci hanno lasciato proprio minimamente andare. Ricarichiamo tutto il gel rosso, ce la facciamo. Abbiamo ricaricato praticamente tutto. Siamo messi bene per la volata, proviamoci. 1 km Powles a questo punto, che la deve lanciare da davanti la volata. 800 metri. 700, proviamo a partire ora. Sperando di non essere partiti troppo presto. Powles testa a testa con Cornelissen, che però non trova spazio. Craig Andersen che crolla. Attenzione, Powles! Ce la fa. Ragazzi, ci andiamo a vincere anche la Liegi. E quindi chiudiamo le classiche primaverili come le abbiamo iniziate, perché abbiamo vinto la Sanremo e abbiamo vinto la Liegi. Abbiamo sofferto ovviamente in quelle in Pavé, soprattutto alla Roubaix, perlomeno al Fiandre avevamo preso un piazzamento, non ricordo bene quale, però avevamo preso un piazzamento. Comunque il nostro Powles è primo nella classifica Pro Cycling individuale, anche con un bel vantaggio, quasi 100 punti, tra l'altro su Trentin. Siamo secondi nella classifica Pro Cycling a squadre, bene. Infatti noi abbiamo vinto la Liegi, la Sanremo. E più che altro il Fiandre non posso vedere i miei risultati, no, vero? Non mi fa vedere i miei risultati, peccato, non me lo ricordavo. Dai, comunque, buono, su quattro classiche averne vinte due ci sta, anche perché ci mancava l'uomo da Pavé, quindi abbiamo fatto credo il massimo, vincendone due con Powles. Ragazzi, mi raccomando, da non perdere, spero domani, se no. Dopodomani, l'episodio proprio di Parigi-Roubaix, Liegi e anche Amstel e Freccia Vallone della Mitchelton. Mi raccomando, da non perdere. Speriamo di riuscire a fare bei risultati con Madouaz. Per quanto riguarda il Pro Team americo-canadese, la prossima corsa sarà la Breeders' Cup. Tra l'altro, anche molto corta, potrei anche decidere di non farvela vedere.
ma credo che ve la farò vedere. Quindi la prossima corsa sarà la Breeders' Cup. E ragazzi, io vi ricordo che gli abbonamenti sono attivi. Se vi abbonate, grazie mille del supporto. Ovviamente, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel mi piace. E alla prossima!